Io sono sicuro che mi stai ascoltando. Ci sei. E come al solito, ecco, ecco, me ne immaginavo io. Me ne immaginavo. Anche oggi, 6 agosto 2020, sei qui che mi segui. E sono contento. Sono contento. Io oggi saluto Fabrizio di Quattro Ruote e Una Capanna, che è uno youtuber molto in gamba e di tutta stima mia. Lo stimo molto per quello che fa. Crea produzioni video che sembrano film. C'ha la passione della foto, della fotografia e del video. È eccezionale. È un ragazzo molto bravo, in gamba, e lo stimo molto, come ho già detto, per quello che fa e per quello che crea, perché ce n'è pochi che hanno coraggio da metterci la faccia sulle loro passioni, e lui ce l'ha il coraggio. C'ha il coraggio da metterci la faccia, il suo volto, il nome e cognome, tutto quanto. E io queste persone le stimo, soprattutto a Fabrizio stimo, perché, e poi oltretutto, risponde bene, è educato, fa dei discorsi giusti, validi, e quindi, e poi è venuto anche a casa mia, non si è vergognato di me, è venuto da me e il video non l'ha fatto toglie, non me l'ha fatto toglie, non è che mi ha detto guarda poi fa il filmato insieme e dopo un po' ci ha ripensato e mi avrebbe detto toglie su video perché io mi preoccupo per la privacy oppure non voglio stare nel video tuo perché sei definito matto, se no a me mi definisce ne matto, se no c'ho le critiche. No, lui non me l'ha fatto mai toglie, invece tante persone me l'hanno fatto toglie il filmato di chi è che mi è venuti a trovare. Perché dopo si è trovati dei commenti degli haters, dei miei haters, che gli dicono ma te sei un matto o una matta aver fatti video con Matteo Montesi, e allora loro si è vergognati, se li fatti toglie, mi hanno chiesto da toglierli, invece Fabrizio non me l'ha detto mai, e credo che è uno è unico nel suo genere. Invece per esempio Lambrenedetto, che saluto, Lambrenedetto mi ha fatto molto dispiacere che ha tolto i video con me. Lambrenedetto, che saluto e rispetto, per carità, però tutti i video che ha fatto con me l'ha tolti, perché la gente gli diceva male a lui, gli diceva ma te proprio con quel matto hai fatto i video. Allora lui l'ha tolti tutti i video con me, per non avere critiche. E io per carità lo capisco pure, lo comprendo, bisogna comprendere le persone, bisogna comprenderlo, perché lui c'aveva troppe critiche aver fatto i video con me, avendo avuto troppe critiche lui l'ha tolti, l'ha eliminati, così non c'aveva più le critiche, e poi si è vergognato di aver fatto i video con me, quello è il fatto che mi ha fatto dispiacere, mi ha dispiaciuto tanto che si è vergognato di aver fatto i video con me, forse se credeva che io ero superbo, cosa ne so io, forse se credeva che ero un altro tipo di persona, a vedemme che facevo i buccaggi, buccavo dentro, che c'è qui dentro, dopo tutte quelle parole lì che dicevo, però tanto per me è naturale a dire così, perché quando te vedi una casa tutta rotta, allo sfascio, c'è stati i vandali, c'è stati coloro, i briganti che hanno sfilato tutto il rame all'interno, hanno rubato tutto, ci hanno avuto tutto il tempo da vandalizzare, da distruggere, e le pattuglie non gli hanno fatto niente, le forze dell'ordine non gli hanno fatto niente, non l'ha fermato a nessuno. Invece io basta che bocco dentro una casa, in qualche luogo, c'ho una denuncia penale, mi chiamano in caserma e c'ho sempre un danno io. E non, per non aver vandalizzato niente, solo per aver ripreso il luogo. Quindi te pare giusto una roba del genere? Comunque lui ovviamente, vedendo io, a me che dicevo sei pa' bucca, si credeva forse che ero uno alla facilona, invece ha visto che so una pezza da piede, nel senso che sono come posso dire
che ci tieno al prossimo, no? Ci tieno a voler bene tutto, e mi impietosisco. E quindi, vedendo che mi impietosisco, sicuramente avrà pensato: questo è un fesso, e fammi togliere tutti i video, perché tanto c'ho solamente persone che mi dicono male che ho fatto i video con lui, e l'ha tolti tutti. E quindi io ci sono rimasto molto male di questa faccenda qui. Io De Lorenzo non me l'aspettavo che tu gli hai video a me. Io pensavo, voglio dire, che non ne fregava niente della gente, delle critiche, di quello che gli diceva. Però è pure vero una cosa, che è meglio evitare certe situazioni, perché sennò dopo i fan non lo seguono più. Può darsi pure che se lui non toglieva i video con me, i fan non l'avrebbero più seguito. Forse gli hanno detto: guarda, io non ti seguo più se non togli i video con Matteo Montesi, che è un matto. Allora posso pure capire perché l'ha tolti. Perché se non è così, io ci sono rimasto molto male. Però bisogna comprendere le persone, bisogna comprenderle. E questo suo gesto io non l'ho condiviso assolutamente. Io, per esempio, i video con l'Ambrenedetto non l'ho tolti. Eppure a me mi hanno detto che è superbo, mi hanno detto tante cose contro di lui. Però io non ho detto niente, non lo giudico, anzi c'ho rispetto, ma dispiaciuto solo che l'ha tolti i video con me. Però te l'ho detto, c'è da comprendere le persone, c'è solo da comprenderle e basta, da non giudicarle. Adesso io ti voglio dire una cosa, oltre che ho salutato quattro ruote e una capanna Fabrizio, che fa dei video straordinari, vi consiglio da guardarlo. Fabrizio è una persona eccezionale, di tutta stima, che non ha fatto togliere nessun video, non ha tolto manco i video che ha fatto con me, non mi ha fatto togliere il video che c'era lui a casa mia a Castel Rosino, quando abitavo là mi è venuto a trovare tranquillo e beato, e era tranquillissimo e non ci ha avuto nessun problema aver fatto i video con me. E rispetta tutti, massimo rispetto per tutti, è proprio, guarda, un ragazzo di massima stima. Io lo ammiro di com'è, lo ammiro. E sicuramente forse me ci scapperà qualche collaborazione con lui, perché lui non si vergogna da fare i video con me, invece gli altri si vergognano, capito? Da come fanno togliere il video o a me, oppure se lo togliene loro per aver fatto il video con me. Te pensa che roba? Tu pensa che roba? Quindi è incredibile, come ci siamo ridotti qui in Italia. Ognuno pensa per i cazzi sua, pensa per ingrandisse lui stesso e non pensa per gli altri. Però non tutti, per esempio come Fabrizio. Fabrizio pensa a collaborare insieme e ad unire la collaborazione in un tutt'uno, a creare del bene reciproco e creare un beneficio reciproco e una unione che fa la forza. Quindi io lo ammiro per questo, anche lo stimo anche per questo. E quindi è sempre stato che l'unione fa la forza. E Gesù ci ha detto: quando due o più, te dirai, cosa c'entra la religione? Non è religione Gesù, e il Padre Eterno non è religione. Il Padre Eterno non ha creato una religione. Io non mi sto a basare sulle religioni, perché tramite le religioni c'è state sempre le guerre, e la superbia, l'orgoglio, la vanagloria, e la morte, il diavolo. Ma io mi baso sul Padre Eterno. Il Padre Eterno non è religione, e il Padre Eterno è amore, l'unione. Quindi il Padre Eterno, fatto uomo in Gesù, ha detto: quando due o più sono riuniti nel mio nome, io sono con loro. Quindi l'unione di due persone fa tre persone. Quindi quando due sono uniti fanno tre persone, perché c'è Gesù in mezzo. Quindi l'unione fa Gesù, forma la forza, l'unione. Quindi quando due sono uniti formano una forza. Quindi noi non ci dobbiamo preoccupare ci troviamo da soli, perché se siamo da soli c'è sempre qualcuno che ci si unisce. Io, per esempio, perché faccio le creazioni, creo i video, produzioni video anche di consapevolezza e soprattutto di presa di coscienza
e da riflette che siamo amati da un Padre Eterno, siamo amati dal Padre Eterno, perché ci sostiene con la natura che ha creato, ci sostiene col pianeta Terra che ha creato. Perché questo? Per far comprendere che il Padre Celeste ci ama immensamente, il suo amore è folle verso ognuno di noi, è folle, c'è una follia d'amore, perché ancora ci fa vivere, ci fa persistere, ci fa respirare l'aria. Noi tutti possiamo respirare l'aria, noi tutti ci svegliamo la mattina, noi tutti ci muoviamo. Dopo c'è chi è che è paralizzato al massimo, che sta così, che non si muove manco la testa, allora quelli è un caso particolare, però comunque si svegliano. Purtroppo c'hanno dei problemi gravissimi che noi ci dobbiamo pregare per queste persone affinché ci fosse un miracolo, succedesse un miracolo della guarigione fisica. Però, a parte queste persone, però tutti noi abbiamo l'aria da respirare, le risorse per sopravvivere, il pianeta che ci dona tutto il necessario per vivere. Quindi siamo amati da un Dio che ha creato il pianeta, ha creato il sistema solare, ha creato la galassia, ha creato le galassie, ha creato l'universo, ha creato la materia, il visibile e l'invisibile. Quindi siamo amati, siamo amati. Perciò l'unione fa la forza. Il Padre Celeste non è che ha creato a caso Adamo ed Eva, non l'ha creati a caso, ha creato l'unione, perché Adamo non poteva stare da solo, gli ha creato una donna a fianco a lui, una donna. Adesso mi metto di qua perché così, ecco. Allora te voglio dire, no? Che l'unione fa sempre la forza. Se noi siamo uniti, per esempio, il multilevel marketing, adesso te voglio dire questo, il multilevel marketing è un'opportunità da non perdere, però ci vuole l'unione. Se una persona inizia un multilevel marketing da solo, non ce la farà. Ci vuole l'unione, ci vuole un team di squadra, un team come Risparmio Virtuoso. Risparmio Virtuoso è un team, una squadra che ha creato il fondatore, e quindi ce la farà, perché la squadra è unione, l'unione fa la forza. Se la persona non ha un team di forza, non ce la farà. È inutile che la gente ad me sta di un sacco di commenti negativi, sto a leggere che mi dice te non ce la farai, te non vabbè quello che fai, quello che hai intrapreso, non vabbè perché quello non ce l'ha fatta, quell'altro non ce l'ha fatta, quell'altro ha smesso dopo un mese, quell'altro dopo un anno, quell'altro dopo 5 anni addirittura. Certo che non ce l'ha fatta, non c'è stata unione, non c'è stata le persone che l'hanno formato, l'hanno diretto, l'hanno aiutato, l'hanno sostenuto, non c'è stati. Ma se c'è le persone che hanno sostenuto, le persone di sostegno, l'unione che fa la forza, allora ce la fai. Bisogna guardare le persone che ce l'hanno fatta, non quelle che non ce l'hanno fatta. Bisogna che noi ci basiamo sempre sull'unione. L'unione fa la forza in tutto. Ricordamocelo. Adesso io te leggo un'email che mi è arrivato ieri di una persona che mi ha commentato con un account falso, come al solito, che non sai se è una persona vera, se mi dice le stronzate, non si sa mai se mi dice vero, mi dice falso, però io lo leggo lo stesso su email, va? Allora, Kratut, questo si chiama Kratut91, te pensa Kratut, ma dimmi il nome, no? Sono Tizio Caio Sempronio. E abito a coso, vabbè, abito me l'ha detto, non abita, però dimmi l'identità, no? A chi parlo io? A chi parlo? A Kratut 91, cosa, chi è? Chi è? Chi è? Cosa so chi è? Dammi un nome, dammi, vabbè, non me l'ha dato, io come, però per rispetto gli rispondo, tanto c'è sempre una persona dietro un account falso. Caro Matteo, sono un ragazzo siciliano, so programmare giochi, mi piacerebbe fare un gioco per smartphone dedicato a te, fammi sapere la risposta tramite video. Allora, io innanzitutto lo ringrazio, se fosse vero, perché io ricevo tante email falsi,
email fittizi creati al momento per dirmi un sacco di stronzate, un sacco di, in modo che io rispondo, così dopo la gente mi pia de scherno, dice ma vedi quello ha risposto una stronzata, dopo ridene sarcasticamente, comunque non mi interessa. Se fosse vero, io rispondo a sto ragazzo siciliano che non ha avuto il coraggio da dirmi il nome, comunque rispondo. E io ti dico, fallo su gioco, però fammelo presente, così lo condivido sulla pagina Facebook, se si può condividere su gioco. Però è per cellulare, non so se si può condividere sulla pagina Facebook. Io l'ho detto tante volte, io l'ho detto pure a dei... Ma tanti me l'hanno proposto, che mi hanno chiesto, Matteo, io devo fare un gioco sulla PlayStation, ci posso mettere il personaggio tuo? E io ho detto di sì, però non l'hanno fatto più. Sono cazzate, sono stronzate. Purtroppo state cazzate. E io troppe volte l'ho detto, ho acconsentito, fate il gioco, però voglio dire, i diritti d'autore li prende chi è che fa il gioco, giustamente. Però qualche diritto che c'è il personaggio mio lo dovrei prendere pure io. Se te, per esempio, una persona te fa il personaggio tuo in un gioco, no? Non te prendi pure te i diritti? No, se li prende solo quello che fa il gioco. E allora, dov'è i diritti della persona? Dov'è? Dove stanno? È giusto che ognuno di noi prenda i suoi diritti. Io mi prendo il diritto da essere protagonista, un personaggio televisivo, de videogioco, e te prendi i diritti di averlo creato il gioco. Quindi chi è che l'ha creato se prende più diritti. E invece il personaggio che fa parte del personaggio del gioco se prende anche i diritti lui. Quindi bisognerebbe scambiarci un aiuto reciproco. Io l'ho detto sempre alla gente che mi segue da fare un videogioco col personaggio mio, che vado dentro le case, dentro gli ospedali abbandonati, dentro i manicomi abbandonati, dentro le case de notte abbandonate, dentro i luoghi abbandonati. Quante volte l'ho detto? Da farmi un gioco de videogioco professionale, no quelli stupidi che te li vedi una volta, un giorno poi non li vedi più, quelli che ci rimane, che te vai a comprare il gioco proprio al Troni, ai negozi di tecnologia, all'Euronic, se non te pare a te, al Carrefour o due che te puoi andare a comprare, all'Unieuro, ai negozi quelli grandi. Quante volte l'ho detto? Però siccome adesso ormai, dopo della quarta chiusura del mio canale, che mi hanno chiuso per la quarta volta il mio canale, sono talmente piccolo di YouTube che non valo più niente, come posso dire, siccome sono diventato così piccolo, mi ci hanno fatto diventare così piccolo, e la gente non gliene frega più niente da farmi fare un personaggio sul videogioco. Perché non c'ha né più interesse, non so più pubblicizzato abbastanza come prima. Lo sai che prima avresti visto, se tu sapevi quanta gente mi chiedeva ne pubblicità prima, quando il canale mio era grosso. Quanti mi hanno chiesto pubblicità? Quanti mi è venuti a casa a Castelrosino a chiedermi pubblicità? Quanti? Dopo non si è fatti più sentire nessuno, perché io avevo perso iscritti, avevo perso tutto perché mi avevano chiuso il canale. Gli indemoniati, quelli che lavorano con Satana, mi hanno chiuso il canale, quindi io non ho avuto più proposte pubblicitarie e niente. E certo, solo esclusivamente il fondatore di Risparmio Virtuoso mi è stato vicino, e io lo devo ringraziare a vita, perché quello che mi ha aiutato lui non mi ha aiutato nessun altro. Solo lui mi ha aiutato, solo lui mi è rimasto vicino, e io ne sono grato. Grazie fondatore di Risparmio Virtuoso, che mi sei rimasto vicino, mi ha fatto andare coi viaggi con lui, mi è stato vicino nei momenti terribili della mia situazione sentimentale tragica, perché io sono stato tradito, lasciato e mi hanno distrutto anche la mia passione e il lavoro, perché era diventato quasi un lavoro. Ma siccome coloro che mi invidiano non sopportano che io creo un lavoro con le mie mani, l'hanno distrutto, me l'hanno distrutto, allora mi si è distrutta la relazione e il lavoro.
Quindi ho fatto contenti coloro che mi invidiavano con tutto il cuore. L'ho fatti contenti. Ma quante stati contenti hanno festeggiato la vittoria nella setta satanica. E ha festeggiato la vittoria pure la persona che io ho tanto amato. Quindi ha festeggiato la vittoria insieme coi dannati. Te pensa che schifo, che situazione spregevole. Mentre io piagnevo disperato, ma la rota gira per tutti. Prima o poi arriva la sofferenza che noi abbiamo fatto prendere alla gente. Arriva dopo per chi è che l'ha fatta prendere questa sofferenza. Arriva a chi è che l'ha fatta prendere. Ricordamocelo. Se noi abbiamo in qualche modo avere la sofferenza dopo ci ritorna indietro, 100 volte più grande di quella che noi abbiamo, che abbiamo donato la sofferenza agli altri. Quindi chi è che l'ha fatta? L'aspetti. Questo non è un messaggio sublimale, eh? Non è un messaggio allusivo che voglio allude qualcuno, assolutamente no. Però io dico in generale, chiunque fa del male, prima o poi gli cadrà 100 volte di più del male che ha fatto. Se non chiede scusa, se non si pente, gli ricadrà il male che ha fatto, però centuplicato, 100 volte di più. Quindi voglio dire, tanta gente mi chiedeva la pubblicità a me. Tanta gente si faceva vedere a casa a Castel Rosino quando stavo lì, per piamme per il culo per averci pubblicità. Dopo non si è fatti vedere più nessuno. Ovviamente c'è da ammettere che i vicini di casa non si è fatti vedere più perché io dovevo andarli a trovare. Perché io gliel'avevo promesso. I vicini di casa è un altro par de manichi, non si discute, perché stati sempre gentili, mi hanno portato sempre le torti, ciambellò. La madre è eccezionale per fare i ciambellò, è una donna straordinaria. Io non so se mi segue Riccardo e Michele, io li ringrazio tanto dei ciambellò, dei blebistecche, delle torte che mi portavano, e ne sono grato, e speriamo che le vede sul filmato. Ma io penso che vedevano solo quei filmati che bucavo dentro le case, come tanta gente mi seguiva solo quando esploravo le case. Dopo che mi si è chiuso il canale e mi è arrivato un sacco di denunce penali, sono andato in tribunale, sono andato dappertutto, in caserma, contro caserma, dopo non si è fatti sentire più nisciù. E non mi contatte né nisciù perché non vado più a sperimentare i luoghi abbandonati. Però pure questo è una cosa che non potevo più continuare a cucire, perché le denunce penali è troppe. Quando una persona riceve più di 100 denunce penali e robe varie, gravi, penali, dopo, cioè pensa, dice, oh, ma chi cazzo me le fa fa se faccende qui? Chi è che me le fa fa? Che io c'ho un figlio da tutelare e mi sono accorto troppo tardi, ma è meglio tardi che mai. Devo tutelare mio figlio, sono un padre, cosa vado facendo? Appia le denunce penali, dopo mi mettono in galera e dopo risulto che ho la fedina sporca, mio figlio ci va di mezzo, non può le fa manco né il poliziotto, né il carabiniere, né il pompiere e né la finanza. Non può più andare a fare, non può più, se vuole diventare una forza dell'ordine, non può più diventarla perché il padre non è incensurato. E allora non va bene, no? Bisogna che mi do una regolata. Bisogna che me metto la testa a posto, che è un pezzo che la dovevo mettere a posto, non me l'ho messa mai a posto. Adesso, piano piano, me rimetto nel binario, e come se io stassi adesso nel binario che praticamente il convoglio ferroviario arriva nel binario che si assesta le ruote. Il binario assestativo. L'hai visto mai il binario che si assesta alle ruote? Io ce l'ho avuto pure modellino, che quando il treno era fuori pista, tu andavi in quel binario, lo sistemavi, era una figata. E quindi noi dobbiamo intraprendere il binario che sistema le ruote. Le ruote le dobbiamo mettere nella strada giusta, nel binario giusto. Perché se fuori binario le ruote, dopo vanno a finire allo sfascio. Dobbiamo intraprendere la vita nel binario,
che ci porta al paradiso. Predestinarci al paradiso. Come facciamo a predestinarci al paradiso? Predestiniamoci al paradiso prendendo i sacramenti, affidandoci a Gesù e soprattutto battezzandoci a Gesù, confessandoci e comunicandoci, la confessione e la comunione, ricevere il corpo di Gesù, e poi cosa c'è? La cresima, ricevere il sigillo dello Spirito Santo che ci è stato dato in dono, o chi è che non l'ha preso, ci è dato in dono, ma se noi non lo accettiamo, è cavoli nostri. Ci abbiamo tutte le possibilità da proteggerci e liberarci dal male e intraprendere la strada che ci preserva e ci porta al paradiso. Basta che noi la intraprendiamo, sta strada, sarebbe il binario giusto in cui ci predestineremo al paradiso, alla salvezza eterna. Questo ci abbiamo bisogno, di amare ed essere amati da Dio, che non è religione, è amore. L'amore non è religione, le religioni l'ha creata l'uomo contro Dio, che ha creato sempre le guerre, l'odio, la diavoleria. Adesso io voglio recitare il Santo Rosario e proteggere e liberare me stesso e anche a te da ogni male. Quindi recitiamolo insieme, il Santo Rosario della Beata Vergine Maria, e chiediamo intercessione alla Madre Maria, perché la Madre Maria non è religione, Gesù non è religione, Dio non è religione. Lo vuoi capire una volta per tutte che io non professo una religione? Io cerco da far comprendere che il Padre Celeste che ha creato il pianeta ci ama. Lo volemo capire una volta per tutte? È a prescindere dalle religioni. Le religioni lontane da me. Il Padre Celeste, che si è fatto uomo, si è incarnato negli uomini, si è fatto uomo in Gesù, ha istituito la Chiesa, un'unione di creature unite nell'amore. La Chiesa Cattolica non è una religione, è chiamata religione cattolica, ma non è una religione, perché ciò che ha fondato Gesù non è religione, è un'unione di creature unite nell'amore. Quindi tutti noi dovessimo essere un'unione di creature unite nell'amore. E se siamo così, ci vogliamo tutti bene, formiamo un'unione solida, un team, un gruppo, una squadra, come dice Risparmio Virtuoso. Come dice il fondatore di Risparmio Virtuoso, creare una squadra vincente. E la squadra vince, perché l'unione fa la forza. Se uno non la fa una cosa, gliela fa l'altro per lui. E viceversa. Uno sgambio di forze. Quindi ritorno al discorso di quattro ruote e una capanna a Fabrizio, che ci ha avuto rispetto per me, non ha tolto i video e non mi ha fatto togliere il video che c'era lui dentro casa. È stato sempre di massimo rispetto e massima stima. Per me rimarrà, lo stimo molto, rimarrà sempre stimato moltissimo da me e lo ringrazio. E mi auguro che faremo qualche collaborazione insieme e anche se youtubers, no, invece da inorgoglisse, chi è che ha 100.000 iscritti, se inorgoglisce, diventa orgoglioso, superbo, che se crede che esiste solo lui, invece ci durissimo da tutti una mano per crescere. Se ci dammi una mano come in America, se danno una mano youtuber famosi, cresceva tutti crescemi a stora. E invece no, la mano non se la dà nessuno. Oppure quasi nessuno. Ognuno pensa per i cazzi sua, ognuno pensa per la propria come posso dire, per il proprio interesse personale, senza
pensa minimamente che l'interesse personale è facendo del bene all'altro, condividendo il successo che ho io, posso avere più successo. Quindi è come il multilevel marketing. Più tu dai aiuto a una persona, più gli dai una mano a crescere e più tu cresci. Quindi è il metodo per salvaguardare le altre persone reciprocamente, è un metodo eccezionale, straordinario, che solo nel multilevel marketing trovi, creando un gruppo solido. Tu acquisti forza e vinci, capito? Quindi si vince creare una squadra. Quindi io dico che il multilevel marketing è una forza che bisogna ottenerla creandosi una rete, un team, un gruppo, una squadra. Ecco, è pure il ca che baia. Porca miseria. Vediamo un po' su ca. Lo ha. Parale bello. Le bello. Quello è bello un bel po' di ca. Adesso recitiamo il Santo Rosario insieme e ci proteggiamo anche con la coroncina della Divina Misericordia anche oggi. Dopo nel pomeriggio, per te subito oppure domani, non so quando, ci sarà un video che farò con mio cugino Luca, che andiamo dal fondatore di Risparmio Virtuoso per fare una pubblicità importantissima del pomodoro ecologico e arte. Pensa che spettacolo! Ringraziamo allora al Creatore Onnipotente, Padre del cielo, della terra, delle stelle, del firmamento, della materia, il visibile e l'invisibile. Con questo inno di ringraziamento, ti adoro mio Dio, ti amo con tutto il cuore, ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro lezioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà. Per la maggior gloria tua, preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me, con tutti i miei cari. Amen. Dolce cuore del mio Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate dalla salvezza dell'anima mia. Ti adoro, Santa Croce, dove Gesù spirò l'ultima voce. Regina Pace, Sora Pro Nobis. Adesso iniziamo il Santo Rosario e chiedendo intercessione a Mamma Maria, la Vergine Immacolata. Oggi è giovedì, sono i misteri della luce. Siccome io non me li ricordo bene a mente i misteri della luce, bisogna che prendo un libricino. Un attimo di pazienza. Ecco qua, l'ho preso, eccolo qui, guarda un po'. Questo è del febbraio 2018, gennaio-febbraio 2018, c'è la meditazione di Don Tonino Bello, buonanima. Però le meditazioni non le faccio mai. E leggo solamente il Vangelo. Eccolo qua, giovedì, misteri della luce. Nel primo mistero contempliamo il battesimo di Gesù nelle acque del Giordano. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. Chiediamo a Gesù, per intercessione di Mamma Maria, la salute nostra, del corpo e della psiche. Anche la psiche ci ha bisogno della salute, perché la psiche ce l'abbiamo corrotta dal peccato, corrotta dalla tenebra oscura che ci avvolge, e noi ci dobbiamo liberare da questa tenebra oscura nella psiche e soprattutto nell'anima. Liberaci Gesù nell'anima, liberaci Gesù nella psiche, liberaci dai mali fisici. Chiediamo a Gesù la liberazione dai mali fisici, dai mali spirituali, dai mali psicologici. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Quindi nel primo mistero della luce, il battesimo di Gesù nelle acque del Giordano.
E subito uscendo dall'acqua vide squarciarsi i cieli e lo spirito discendere verso di lui. Pensa tu, che bello. Nelle acque del Giordano Gesù si è fatto battezzare da Giovanni il Battista. Quindi tutti noi lasciamoci battezzare, andiamoci a battezzare a Gesù, perché è la salvezza nostra. Non ci lasciamo fare sconfiggere dal demonio. Non lasciamoci battezzare dal demonio, ma cerchiamo di farci battezzare da Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, donaci la forza e la grazia dello Spirito Santo di liberazione e guarigione e di comprensione, di consapevolezza e di discernimento spirituale. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi per il mondo intero. Vedi come mi libera il Santo Rosario, ci libera e ci scherma, ci riempie di uno scudo, di baluardo di salvezza, ci libera dal demonio, causa e origine di ogni male. Nel secondo mistero della luce contempliamo la manifestazione della gloria di Gesù alle nozze di Cana in risposta alla preghiera di Maria. Sua madre disse ai servitori: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Allora, qui è bene spiegare il miracolo che ha fatto Gesù per intercessione di mamma Maria, di sua madre. Ancora non era giunta l'ora da fare i miracoli, eppure per intercessione della madre Gesù diede inizio ai suoi miracoli a Cana di Galilea. Quindi questo ci fa capire che per intercessione di mamma Maria Gesù ci ascolta. Quindi chiediamo l'intercessione della Madonnina per ascoltarci, per farci ascoltare da Gesù.
chiediamogli tutto quello che noi ci abbiamo bisogno. Chiediamo in questo momento la guarigione fisica che ci abbiamo bisogno di ottenere. E chiediamogli la guarigione psicologica che abbiamo bisogno di ottenere. E chiediamogli la guarigione psichica che abbiamo bisogno da ottenere. Gesù, noi abbiamo bisogno di tutto da ottenere, di tutto da te, da ottenere tutto, il beneficio per la nostra anima, per il nostro corpo, per la nostra psiche. Ti chiediamo questo, Gesù, ascoltaci per intercessione di Mamma Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi per il mondo intero. Ecco, nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Quindi il regno di Dio si può semplificare e spiegare nella Eucaristia. Il regno di Dio è nutrirci del corpo di Gesù nell'Eucaristia, che ha voluto Gesù in mezzo a noi. Si è degnato di nutrire a tutti noi. Tutti coloro che si nutrono di Gesù vivono in eterno. E tutti coloro che fanno la sua volontà, cioè la volontà dell'amore, vivono in eterno. Pensa che bello. Grazie Gesù, ti ringrazio del tuo corpo, del tuo sangue versato per noi. Ti ringrazio Gesù. Ti rendo gloria, onore e forza tutti i giorni della mia vita, di questa vita che tu mi hai donato. Allora ringraziamo a Gesù e chiediamogli la guarigione fisica
la guarigione per noi, la guarigione per Fernando, la guarigione per Massimiliano, la guarigione per Federica, la guarigione per tutti coloro che mi hanno chiesto intercessioni presso Gesù e per la loro guarigione anche psicologica, però soprattutto spirituale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Chiediamo a Gesù allora la guarigione del corpo. Chiediamogli la guarigione del corpo per intercessione dell'Immacolata Vergine Maria. Chiediamogli la guarigione psicologica per intercessione della Vergine Immacolata Maria. Chiediamo la guarigione spirituale per intercessione dell'Immacolata Vergine Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi per il mondo intero. Ecco, nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucarestia. Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti per il perdono dei peccati. Quindi non dice per tutti, per molti, per coloro che accettano l'amore. Quindi tutti ci abbiamo bisogno d'amore, d'amare ed essere amati. Coloro che non lo accettano, purtroppo, non lo accettano, quindi ognuno di noi ci abbiamo libero arbitrio. Coloro che non accettano l'amore sono presi dalla morte eterna, saranno presi dalla tenebra oscura, e già sono presi dalla tenebra oscura, ma moriranno in eterno nel fuoco terribile dell'inferno, dove c'è pianto e stridore di denti. Quindi chiediamo a Gesù la guarigione psicologica e soprattutto la guarigione spirituale, che ci faccia comprendere che Lui è l'unica nostra salvezza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Quello lì mi ha fatto la foto, quel ragazzo mi ha fatto una fotografia, quello che è andato via adesso. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi per il mondo intero. Diciamo insieme il Salve Regina, che l'intercessione potente dell'Immacolata Vergine Maria ci liberi da ogni male, da ogni malattia, sia fisica, sia psicologica e sia spirituale, soprattutto la malattia spirituale, che ci liberi dal male una volta per tutte, nel nome di Gesù Cristo. Salve, Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pietosa, o dolce Vergine Maria. Ecco, adesso diciamo la coroncina della Divina Misericordia e io saluto a Sabrina, che mi ha chiesto da fare sempre la coroncina della Divina Misericordia. Sabrina è una ragazza che veniva a scuola con mia sorella, che saluto, ciao Sabrina, e io me la ricordo da quando ero piccolo, Sabrina, e questa ragazza mi ha chiesto proprio espressamente da recitare la coroncina della Divina Misericordia tutti i giorni, quindi io in onore suo la recito tutti i giorni, per la protezione nostra, per l'evoluzione e non per sprecare il tempo. Io non sto qui a consumare il tempo, non è uno spreco di tempo, è un investimento per il paradiso, investire il tempo per predestinarci al paradiso e per la protezione nostra fin qui da questa terra, perché Gesù è apparso a Suor Faustina Kowalska e gli ha chiesto da dipingere un quadro secondo il modello dell'apparizione stessa. Quindi veneriamo, idolatriamo questa immagine di Gesù, non per essere idolatri a chissà cosa, ma essere idolatri a Dio onnipotente fatto uomo in Gesù, e questo è il suo volere. Quindi idolatriamo, lodiamo Gesù, veneriamo questa immagine santa propagata in tutto il mondo e siamo devoti alla misericordia di Gesù con la coroncina della Divina Misericordia, che si recita anche questa con il Santo Rosario, con la corona del rosario. Iniziamo con il credo apostolico e poi recitiamo le frasi che dirò, ripetele con me, che ti fa molto bene anche a te, per proteggerti e liberarti dal male e energizzarti di energie positive e vibrazioni basse che ci fanno sta molto bene. Io credo in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra, in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo direttissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Gesù, confido in te, ora e sempre. Amen. Ecco, adesso chiediamo intercessione a San Michele Arcangelo che ci difenda e ci liberi da ogni male.
San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii tu il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, capo della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Adesso chiediamo intercessione anche allo sposo di Maria, al padre putativo di Gesù e vero sposo di Maria, San Giuseppe. A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, insieme a quello della tua santissima sposa, per quel sacro vincolo di carità che ti strinse all'Immacolata Vergine Madre di Dio e per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguardate, ne preghiamo con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue e col tuo potere e aiuto soccorri i nostri bisogni. Proteggi, o provvido custode della Divina Famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. Allontana da noi, o Padre amatissimo, la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo. Assistici propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore. E come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità, e copri ciascuno di noi con il tuo patrocinio, affinché col tuo esempio e col tuo soccorso possiamo virtuosamente vivere, pienamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, adesso apro questo libricino che mi ha dato Davide, e ringrazio a Davide per questo libricino, e leggo una parola che mi è venuta da questo libricino dei salmi e dei versi, dei versetti. Capitolo 3, primo Corinti. Fratelli, io non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo. Vi ho nutriti di latte, non di cibo solido, perché non eravate capaci di sopportarlo. Anzi, non lo siete neppure adesso, perché siete ancora carnali. Infatti, dato che ci sono tra di voi gelosie e contese, non siete forse carnali e non vi comportate come qualsiasi uomo? Quando uno dice io sono di Paolo e un altro io sono d'Apollo, non siete forse uomini carnali? Che cos'è dunque Apollo e che cos'è Paolo? Sono servitori per mezzo dei quali voi avete creduto, e io sono nel mondo che il Signore, nel modo che il Signore ha dato a ciascuno di loro. Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Quindi colui che pianta e colui che annaffia non sono nulla, Dio fa crescere. Ora colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica. Noi siamo infatti collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data come a esperto architetto, ho posto il fondamento. Un altro vi costruisce sopra, ma ciascuno badi a come vi costruisce sopra, poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. Ora, se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruita sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, perché come se lui stesso fosse passato attraverso il fuoco. Non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui, poiché il Tempio di Dio è santo e questo Tempio siete voi. Nessuno si inganni. Se qualcuno tra voi presume di essere un saggio in questo secolo, diventi pazzo per diventare saggio, perché la sapienza di questo mondo è pazzia davanti a Dio. Infatti è scritto, egli prende i sapienti nella loro astuzia. 20 e altrove. Il Signore conosce i pensieri dei sapienti, sa che sono vani.
Nessuno dunque si vanti degli uomini, perché tutto vi appartiene. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, le cose presenti, le cose future, tutto è vostro. E voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio. Non mi giudico neppure da me stesso, infatti non ho conoscenza di alcuna colpa. Non per questo però sono giustificato. Colui che mi giudica è il Signore. Perciò non giudicate nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce quello che è nascosto nelle tenebre, manifesterà i pensieri dei cuori, allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Ecco, è una miseria che parola significativa che oggi ho avuto. Grazie a Dio e grazie a Davide che mi ha dato questo librettino del Vangelo. Adesso io ti saluto facendoti vedere una maglietta stampata da Staffolani a Castelfidardo, e che gli ho detto da stamparmi il logo di Earth e Risparmio Virtuoso. Guarda, questa è una maglietta molto semplice, invece la grafica, queste magliette, invece la grafica che ha fatto su Tostadora Montesi, se tu vai su Google Tostadora Montesi vedi le grafiche, che c'è pure DC Creative e c'è Risparmio Virtuoso e Arte, fatte da Fabrizio, un grafico straordinario che sa fa molto bene e è bellissime. Adesso io però bisogna che un giorno, quando potrò togliermi 20 euro, me la faccio spedire una, e che c'è tutto, c'è anche il logo mio. Adesso te saluto e te ringrazio, e mi raccomando, famo tesoro di quello che abbiamo riflettuto, affidiamoci a Gesù, perché Lui è l'unica nostra salvezza. Ciao!